progetto Carte che Liberano nasce l'amministratore di sostegno. Si tratta di una campagna informativa sulla figura destinata ad entrare nelle famiglie abruzzesi. Una sensibilizzazione volta a rendere noto che da oggi le famiglie con un proprio componente non autosufficiente in tutto o in parte e che vive una condizione di fragilità potrà avere come garante dei propri diritti una figura che farà le sue veci a tempo determinato in caso di situazione temporanea o prolungato nel caso di condizioni più impegnative. Un nuovo istituto giuridico introdotto dalla legge 6 del 2004 e che solo oggi prende avvio. E ricordiamo che l'amministratore di sostegno serve, può servire non solo a chi ha disabilità croniche, ma può affiancare anche chi ha una disabilità o ha una ridotta capacità in alcuni, per alcuni versi, fisica o psichica, anche temporanea. Quindi invito, non solo a iscriversi, non solo a diventare amministratore di sostegno, ma anche a chi ha bisogno di essere accompagnato, anche se solo per un tempo, a fare la richiesta. Una figura di sostegno, questo va sottolineato, che non toglie dignità né decisionalità alla persona che rientra in una delle tre aree di fragilità, e cioè quella della terza età, la disabilità e le malattie mentali. In sostanza, la figura dell'amministratore di sostegno non avrà nulla a che vedere con l'antica e più temibile interdizione che rendeva di fatto la persona non più nella possibilità di decidere per se stessa. A ricoprire questo ruolo può essere infatti anche un familiare o un parente. Intanto la Regione pubblica un albo con i nomi di chi già offre la sua disponibilità. L'amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare dopo che vi è stato da parte di persone che sono deputate che possono fare questa richiesta, viene nominato e viene sancito una serie di attività, di azioni che possono fare, che vanno però a salvaguardare le capacità residue della persona. Questo è un passaggio importantissimo rispetto a quello che era l'istituto della interdizione, che invece andava ad annullare tutte le capacità e soprattutto era uguale per tutti quanti. Innanzitutto poi riguardava solamente i pazienti psichiatrici, però gli interdetti erano tutti uguali da un punto di vista delle loro possibilità di azione.